Trento che però recupera la palla dall'altra parte, proprio Marmol a correre in campo. Adesso arriva un'altra palla persa per Trento, allora già pronto a Milano a venire dall'altra parte con Gerrels, che si alza e spara. Scrivete tre. Tenere molto alta l'intensità della propria difesa, poi qua dal palleggio Mike James trova Tarceschi per la schiacciata. Gomez finta il tiro, Betinho si avvicina, canestro, fischio che va contro la difesa, diciamo con percentuali un po' più usuali, questi punti sarebbero stati ancora di più, allora per renderli di più arriva di nuovo Mike James. Out intelligente di Forrai che indirizza il pallone delle mani crack, poi si riposiziona fuori dall'arco, tenta anche il tiro da tre punti, ha fatto tutto Forrai. Per il momento sta comunque facendo una discreta differenza. Marmol corre il campo, arriva con la schiacciata morbida al ferro. Altra chance, l'ennesima per Trento per provare addirittura l'aggancio. Prova a spezzare la difesa, ci riesce il playmaker americano. Dopo l'intervallo è totalmente cambiata la difesa della squadra di casa. Ora Kuzmiskas dimenticato sull'arco. La sbaglia, rimbalzo di Kraft, palla del pareggio anche del sorpasso per Trento. Kraft, la penetrazione, l'appoggio al vetro e dopo 39 minuti e poco più arriva il pareggio. Gerrels, cambio difensivo questa volta, palla dentro da Tarzischi che rischia la palla persa, la ritrova Cinciarini. Gran fortuna qua per Cinciarini, ma bisogna anche essere bravi a procurarsela. Kraft cerca la penetrazione, il playmaker poi trova Forrai, tiro in acrobazia. Che giocata tra i due playmaker di Trento. Flaccadori cerca la penetrazione, scarico Marble col tiro da tre del sorpasso, lo sbaglia, rimbalzo in attacco, due secondi, Marble deve tentare da tre punti, il suo tiro si stampa sul secondo ferro.